fermato Jair Signo, che ripete con Facchetti il duello dell'Azteca. Jair Signo poi tocca indietro per Rivelino, sul quale vediamo giocare Benetti. È andato Jair Signo in posizione di mezzo sinistro, attaccato anche da Mazzola, ha scambiato con Rivelino e Facchetti che gli toglie la palla. Rivelino ancora. Ancora Rivelino, su cui si accentra tutto il gioco di Rivelino. Il colpo di testa di Piazza e palla fuori area. E il solito Rivelino in posta. Prontissimo comunque l'intervento di Zoff. Paolo Cesar. Rivelino fermato da Benetti. Leivigna toglie la palla a Mazzola. Ancora Rivelino. Sulla sinistra Marco Antonio. Ma Rivelino sposta dalla parte opposta il gioco. Colpo di testa di Facchetti con un passaggio indietro. Mentre su Riva si era portato Marco Antonio. Riva a destra, Marco Antonio è rimasto sul posto. È tipico il modo di difendersi dei brasiliani, che rimangono in zona anche in caso di spostamento. Rivelino. Calcio di punizione per il Brasile, battuto da Rivelino. Apertura sulla sinistra. Clodoaldo. Rivelino. Marco Antonio, che a Città del Messico giocò l'altro terzino, Carlos Alberto. Ed ecco il lancio di Rivelino nei confronti sulla rimessa in gioco. Rivelino. Paolo Cesar, Rivelino. Il passaggio arriva, che intanto si spostava verso destra, ha liberato Zé Maria e Rivelino. Leivigna. Ottimo servizio dalla sinistra di Facchetti al 14° minuto del primo tempo. Il punteggio è 0-0. Risponde il Brasile con Piazza, che ha lanciato Rivelino, sul quale interviene Benetti, mette fuori. Rimessa in gioco ancora di Rivelino. Tira Rivelino, tiro a sorpresa, questo gol. Riva ha raggiunto Meazza nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi, che ha mancato l'occasione clamorosa per il raddoppio, che Clodoaldo ha toccato subito per Edu. Su Rivelino intervengono Riva per Clodoaldo. Rivelino. E la barriera dei campioni del mondo e lungo lancio di Rivelino raso a terra, fermato. Incerto il tiro, sul quale è intervenuto Zoff tranquillamente. Rivelino, Clodoaldo, Clodoaldo, Rivelino. Letteralmente il pallone al momento in cui la nostra ala stava per tirare con buone possibilità di successo. Vince della palla Jair Signo. Capello, Rivelino fermato da Mazzola che lo mette giù. Calcio di punizione in favore dei brasiliani. Vediamo che Facchetti. Il tiro di Paolo Cesar, ostacolato da Zé Maria, perde la palla, la riconquista Rivelino. Il passaggio è piuttosto fermato da Rivera, ma la palla carambola su Edu, poi su Rivelino, fermato da Benetti. Zé Maria arriva in avanti su suggerimento di Rivelino. Rivelino riceve da Zé Maria. Ancora Jair Signo, mentre Facchetti in questa occasione è andato su Zé Maria. Rivelino. Zé Maria. Rivelino. Paolo Cesar. Zé Maria interviene su Pulici. Forse in gioco pericoloso nel contrasto alla mente. Fallo di Benetti. Ancora Rivelino. Servito Marco Antonio. Ma alle spalle dei due esce Piazza, l'esperto Piazza, lo ricordiamo anche
Fallo di Rivera, punizione già battuta. Riverino. Va giù Riverino. Lunghissima la rincorsa di Rivelino. Il tiro parato a terra da Zoff. Il lancio di Rivelino fermato da Riva. Rimandato in avanti da Capello. Ancora Riva. Benetti però serve Mazzola che era chiuso da Marco Antonio. E Rivelino viene in avanti mentre scade il 45esimo minuto. Ed ecco il fischio dell'arbitro francese. Il primo tempo si conclude per 1-0 in favore dell'Italia. È intervenuto poi Piazza. Rivelino. Clodoaldo. Rivelino, Clodoaldo e Paolo Cesare ripetono. Il tempo poi ha toccato Luis Pereira, Clodoaldo, Rivelino. Bellugi non aggancia Rivelino, torna indietro e fa sua la palla. Sulla destra scatta Zé Maria, Piazza. Rivelino in ripresa diretta, il calcio di punizione relativo. Che in maniera incomprensibile batte Rivelino tentando un passaggio ad effetto. Fallo di Mazzola ai danni di Paolo Cesare, il quale batte subito la punizione in favore di Rivelino. Sono trascorsi 11 minuti del secondo tempo, 1-0 per l'Italia. Cross di Clodoaldo, Dario, una rovesciata indietro per Paolo Cesare. Rivelino, tiro di Rivelino parato da Zoff. Rivelino mischia al limite dell'area di rigore. Zorta. Insistono i brasiliani cercando di sfruttare questo momento. Clodoaldo. Ancora Rivelino. Di Mazzola in lieve ritardo. Torna la palla ai brasiliani che sono assai pericolosi in questo momento. 16esimo minuto di questa fase del secondo tempo. Siamo al 17esimo minuto. Rivelino Pereira. Clodoaldo. Rivelino. Marco Antonio. Rivelino. Anticipo. Paolo Cesare. Ancora Marco Antonio. Rivelino. Clodoaldo. Rivelino. Piazza. La palla rimbalza dove c'è Marco Antonio. Rivelino. Marco Antonio. Suggerimento di Rivelino verso Rivelino. Rivelino che scivola e consente il rinvio di Burgni. Batteranno la punizione. Rivelino. Sempre in possesso della palla i brasiliani. Anche Mazzola. Tutti in barriera. Mentre ecco la rincorsa di Rivelino. Tiro e Zoff di piede. In qualche modo riesce a alzare. Rivelino. Ha respinto Piazza su Chinaglia. Clodoaldo. Nettamente prima della metà campo, cioè nella metà campo italiana, buoni 3 metri prima della linea. Galoppata di Chinaglia e tiro di Rivera volontario, punizione in favore del Brasile. Mancano 5 minuti alla fine. Mazzola in posizione difensiva. Rivelino e calcio di punizione in favore dei brasiliani. Rivelino. Lancio per Edu. Il gioco è ripreso adesso. Speriamo che questi minuti finiscano regolarmente. Mazzola perde la palla ad opera di Rivelino. Minuto. Con un po' di elettricità in campo. Rivelino. Benetti. Ed è finita la partita. La partita si conclude con il 2-0 in favore della squadra italiana. Non è stata una vittoria squillante.